stadio Luigi Ferraris di Genova, l'Italia affronta il Portogallo, padrone di casa ai prossimi campionati europei del 2004. Test importante per Trapattoni, che schiera una formazione con tante novità. Su tutte il debutto dell'inedito tandem d'attacco Corradi Miccoli e a centrocampo di Camoranesi, 35esimo oriundo nella storia della nazionale italiana. Si parte, l'Italia è subito pericolosa, calcio d'angolo di Camoranesi e il colpo di testa imperioso di Panucci, che svetta a centro aria con il pallone di un soffio sopra la traversa. 19esimo minuto, Perrotta perde palla sulla tre quarti, avanza, palla al piede Fico, la conclusione di esterno che termina sul fondo. 23esimo minuto, ancora Portogallo, calcio d'angolo di Figo, la spizzata di Couto, il tocco in area piccola di Nuno Valente che non trova la porta da posizione favorevolissima. L'Italia pericolosa al 27esimo con il calcio di punizione di Panucci e la risposta con i pugni di Riccardo. 31esimo minuto, Camoranesi dalla bandierina, il cross sul primo palo, il palo colpito da Panucci, fino a questo momento l'attaccante più pericoloso per l'Italia. Rivediamo l'imperioso stack aereo di Panucci con il tocco decisivo di Riccardo, che manda il pallone sul palo. Chiude l'attacco la formazione di Trapattoni, 37esimo Corradi, il cross al centro, la sponda di Del Vecchio, il destro di prima intenzione di Miccoli, potente ma centrale. Un solo cambio inizio ripresa per Trapattoni, che inserisce tre pali, Buffon al posto di Toldo. Secondo minuto di gioco, numero di Fico su Zambrotta, l'assist per Pauletta che calcia le stelle, vanificando la grande giocata del fuoriclasse del Real Madrid. Portogallo più intraprendente, nono minuto Pauletta per Fico che vede al centro la corrente Rui Costa, conclusione a giro fuori di un soffio da parte di Rui Costa, che chiede all'arbitro la deviazione da parte di un difensore azzurro. 12esimo Luis Fico sulla tre quarti, serie di finte, avanza il destro in diagonale, pallone sul fondo ma ancora un brivido per la porta di Buffon. Trapattoni corre ai ripari, minuto 13, dentro Ambrosini e Birindelli, fuori Zanetti e Del Vecchio, dunque Italia più coperta. Ma attenzione al 16esimo, il cross di Birindelli, la conclusione di Miccoli, Riccardo, il pallone resta lì e il tap-in vincente da parte di Corradi. Italia in vantaggio nel momento di maggior sofferenza, azione firmata dai due debuttanti Miccoli e Corradi, quest'ultimo dunque in gol all'esordio in maglia azzurra. Al 26esimo Trapattoni concede gli applausi meritati di Marassi a Corradi, che lascia il campo, al suo posto entra Pippo Inzaghi. La risposta del Portogallo al 33esimo, il calcio di punizione di Fico, conclusione centrale bloccata senza problemi da Buffon. L'Italia soffre ma batte 1-0 il Portogallo e conferma la tradizione positiva nel nostro paese, dove i lusitani infatti non hanno ancora vinto.